Grazie Presidente. Allora, intervengo per consegnare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, ma è importante motivare il perché. Allora, partiamo dal merito. Allora, il merito io credo che ovviamente sia condivisibile perché, come ha detto lei, oltre alla Costituzione, mi permetto di dare questa piccola chicca, non solo la Costituzione, ma anche la Commissione Tributaria Provinciale con una sentenza del maggio del 2021, la 50-40. La 50-40 ha riconosciuto appunto l'impossibilità appunto da parte di chi non ha la disponibilità di un immobile di appunto procedere al non pagamento appunto dell'IMU. Quindi diciamo che nel merito la mozione è in un certo qual modo condivisibile. Questa cosa l'abbiamo anche approfondita in Commissione Patrimonio con le associazioni sia degli inquilini che dei proprietari in occasione appunto del cosiddetto canone concordato. Una delle novità che ha portato questa giunta e questa amministrazione, diciamo, l'ultimo accordo territoriale di Roma Capitale risaliva al 2004, noi l'abbiamo rinnovato, e che prevede appunto la possibilità di affittare, diciamo così, anche se tra noi giuristi si sa che non è un affitto o una locazione, e ottenendo appunto delle agevolazioni dal punto di vista fiscale per quanto riguarda le locazioni. E purtroppo, nonostante poi si possa condividere anche le motivazioni e la ratio sottesa a questa mozione, bisogna fare poi inevitabilmente i conti con la realtà. Proprio in quell'occasione in cui appunto con le associazioni si parlava della possibilità di scomputare l'IMU, di ridurre l'IMU, di levare l'IMU e via dicendo, seppur non si può parlare appunto di un'istruttoria proprio in termini propri, si ragionava con gli uffici e con anche i consiglieri presenti sul fatto che lo scomputo dell'IMU, almeno per quanto riguarda le casse comunali, sarebbe un disastro, ma un disastro per il semplice fatto che queste misure impatterebbero sul titolo primo, quindi bisognerebbe intervenire praticamente sull'erogazione dei servizi, una cosa questa praticamente impossibilitata. Tant'è che sia con le associazioni di inquilini che con le associazioni di proprietari e via discorrendo, si era arrivati al punto che se bisognava intervenire in tal senso era il governo che doveva intervenire. E non mi stupisce poi la notizia che ci riferisce lei oggi, Presidente, il fatto che appunto il governo sta intervenendo, ma non è che interviene e basta, quindi prevedendo la misura dello scomputo IMU e via dicendo, ma ha stanziato, come ci ha ricordato lei, 115 milioni di euro. 115 milioni di euro. Pensi su quanta quota parte del Comune di Roma, sulla parte appunto IMU del Comune di Roma, come potrebbe impattare sul bilancio comunale. Allora, stante che la ratio è condivisibile, io vedo, e in parte condivido quello che stavo detto anche dal consigliere Peronzi, un'impraticabilità di questa mozione che impatterebbe in modo devastante come una deflagrazione all'interno del bilancio comunale che, ripeto nuovamente, toccherebbe la parte, il titolo primo del bilancio. Quindi si parla di servizi, tagliare i servizi e via dicendo. Io comprendo che le esenzioni e tutto quanto, soprattutto in questo momento di crisi e di emergenza, siano popolari e anche giuste, sia ben chiaro. Tuttavia, questo deve passare sempre all'interno appunto del novero della praticabilità e della fattibilità. Pertanto, detto questo, premesso tutto questo qua, consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie.